Disagi al cimitero di San Michele, non solo, anche proteste. Ci troviamo in una zona nella quale sono numerose le tombe, che infatti si trovano sottoterra, e poi su c'è solamente la lapide del defunto, in questo caso della signora Anna Mirabella Corrias, una delle figlie, si presenti. Corrias Elisabetta. Lancia una protesta, meglio, una denuncia, e parla addirittura di profanazione. Sì, esatto, giustissimo. Proprio quello che hanno fatto nella tomba di mia madre. Cosa è successo? È successo che noi domenica siamo venuti, abbiamo abbellito, cioè come facciamo quasi tutti i giorni, abbiamo cercato di abbellire con dei vasi perché la direzione dice che non possiamo mettere dei fiori, ma si devono mettere dei vasi con. Con i fiori sopra. Esatto, noi abbiamo fatto così, però a quanto sembra oggi, quando siamo venuti a controllare, hanno portato via, non ci sono, non è rimasto niente, né dei vasi, né dei fiori. Tra l'altro pensiamo che sicuramente abbiamo guardato anche nell'immondizia, non è rimasto proprio niente. O qua qualcuno si è appropriato delle cose di mia madre, e poi abbiamo saputo che sono passati sopra Con che cosa? Con una ruspa? con la ruspa, penso che sia quella perché noi non c'eravamo, ci è stato riferito da un signore Qua sopra esattamente voi avete messo dei vasi con dei fiori. sì, noi abbiamo messo con dei vasi con dei fiori, c'erano le roselline che a mamma piacevano tantissimo, no, dei fiori che hanno regalato delle amiche. Noi abbiamo cercato, visto che il 2 novembre è anche il suo compleanno, abbiamo cercato di abbellire un po' la sua tomba perché a lei piacevano tanto i fiori, e la direttrice ha pensato bene di fare questo Perché scempio. voi avete anche parlato comunque con chi si occupa Sì, di questi aspetti del non cimitero. ho parlato io Ha personalmente, parlato sua hanno mia sorella. E sorella con altre persone, perché ci siamo riuniti stamattina. cosa vi è stato detto? Ci è stato detto che per loro stanno cercando di abbellire loro Il il cimitero. cimitero, cioè che dovranno mettere un prato verde, cioè che non serve a niente secondo noi il prato verde, perché questo prato verde. Restiamo ovviamente sullo scempio, meglio su quello Sì, che per voi è esatto, una che forse. profanazione. Voi siete venuti e cosa avete trovato nei fatti? Anche un po' una mini buca? Guardi, basta che le riprenda, si vede benissimo cosa. Adesso noi abbiamo ricoperto, perché tra l'altro abbiamo messo terra e ghiaia noi, a nostre spese, anche fiori pagati noi, però cioè, ce li hanno portati via. Sua madre è sempre stata qui a livello di bara. Sì, mia mamma è morta 3 mesi fa, a luglio. Non era mai successa una cosa del genere, veramente. Il Cioè. cimitero è un cimitero comunale, quindi lei che appello, che messaggio lancia al comune? Che appello lancio? Che vengano loro a vedere se è giusto che i nostri cari riposino in questo posto. Cioè, perché così non lo so, cioè, Voi non. avete parlato di una mancanza di rispetto da Sì, un suo punto loro di hanno vista? rispetto, proprio la dignità dei nostri cari, qua loro non sanno neanche cosa voglia Quando dire. lei ha visto che non c'erano più fiori e che era tutto, insomma, sconquassato da quello che sta denunciando lei, che sensazione ha provato? Guardi, meglio non lo so, cioè, non ci sono parole, veramente.